questo collegamento. Ringrazio anche Silvia Baratella e Marina Santini che mi hanno aiutato ad organizzare l'incontro. Io ho avuto il piacere di conoscere personalmente Heide Goettner-Abendroth quando nel 2014 l'ho invitata a parlarci della sua ricerca sfociata nel libro Le società matriarcali, studi sulle culture indigene del mondo. Un libro che è stato tradotto da Nicoletta Cocchi e da Luisa Vicinelli, che è qui con me. Nicoletta e Luisa sono anche le traduttrici di questo nuovo libro. Questo libro è intitolato appunto Le società matriarcali del passato e la nascita del patriarcato, ed è il libro da cui partiremo per iniziare a modificare la nostra comprensione delle società delle origini e scoprire la recente, rispetto alla storia dell'umanità, circa 5 millenni, della nascita del patriarcato e della sua progressiva espansione. Io devo dire che ho grande ammirazione per Heide Goettner-Abendroth, perché ha avuto un coerente e coraggioso percorso di studiosa e ha portato degli straordinari risultati con la sua ricerca. Lei dal 73 all'83 ha insegnato filosofia e teoria della scienza all'Università di Monaco, ma contemporaneamente, analizzando studi di archeologia, linguistica e antropologia, quindi con un metodo interdisciplinare, ha delineato le caratteristiche delle società matriarcali e le aveva presentate nel 76 in pubblico e sono diventate nell'80 un libro in tedesco, io non lo pronuncio in tedesco, ve lo dico la traduzione in italiano, La Dea e il suo eroe, che è stato tradotto 15 anni dopo in inglese e adesso è stato tradotto e verrà poi pubblicato da Gabriella Galzio, che è qui con noi. Allora, perché ho detto che ho ammirazione per il suo percorso? Perché quando si è accorto che nell'università non c'era spazio per le sue ricerche, vigeva allora, come a volte vige adesso nell'università, quello che la storica spagnola Maria Milagros Rivera Garreta si chiama violenza ermeneutica, nell'83, ormai sono più di 40 anni fa, smette di insegnare filosofia all'università e si dedica completamente agli studi matriarcali. Nell'86 fonda l'International Academy AJA. Se volete potete trovare in internet www.aja.de. È un'accademia sugli studi matriarcali moderni e la spiritualità femminile che lei dirige adesso insieme a Cecile Keller. È riconosciuta a livello internazionale come fondatrice degli studi matriarcali moderni, un nuovo campo epistemologico per la definizione strutturale della forma sociale matriarcale. Ha presentato nel corso di varie convegni internazionali queste sue scoperte in Lussemburgo, in Texas, a Milano, Roma, Bologna, in San Gallo, Svizzera. Ha due figlie e un figlio. Il suo percorso mi è sembrato molto significativo perché ha lasciato una posizione consolidata e si è dedicata ad approfondire e diffondere quello che le stava a cuore, per sé e per il mondo, non soltanto delle donne, ma anche degli uomini. Allora, leggendo i suoi ricchissimi, non solo di informazioni, ma anche di connessioni, libri che portano a un nuovo paradigma interpretativo della società, non soltanto della società matriarcale, io provo una grande riconoscenza. Ma non è solo capitato a me, ma anche a moltissime donne. Infatti lei è stata eletta tra le 1000 donne di pace del mondo ed è stata candidata per ben 2 volte al premio Nobel per la pace. Il suo onore è stata posta nel Frauengedenk-Labyrinth, mi lancio nel tedesco, di Francoforte, una pietra in suo onore. È un labirinto dove appunto si collocano delle pietre alle donne significative di un cambiamento di pensiero utile per donne e uomini. In Italia ci sono stati pubblicati già 4 libri, 2 che vi ho già citato,
E poi le società di pace, patriarcati del passato, presente e futuro, nel 2018, con la prefazione della nostra amica Luciana Perkovic, madre di saggezza del 20, sempre curato da Luciana Perkovic. Qui con me, adesso ci sei anche tu, qui con me c'è Luisa Vicinelli, femminista matriarcale radicale, separatista, che da 20 anni studia la comprovata esistenza delle società matriarcali del passato e del presente, nell'ottica di integrare queste scoperte nella storia del movimento delle donne. Devo dire che grazie al suo impegno di traduttrice abbiamo conosciuto anche altri libri, come quello, oltre quei due che vi ho già citato, di Heide, La Dea Doppia di Nicky Nobel, Calibano e la Strega di Silvia Federici, Il sangue, il pane, le rose di Judy Graham. Ma soprattutto fa parte di un collettivo, il collettivo Le Matriarcali, che ha un blog, che potete vedere, Le Matriarcali, wordpress.com, una pagina Facebook, organizza convegni, pubblicazioni, e dal 2022 fa delle officine matriarcali. È un collettivo che si prefigge di diffondere gli studi matriarcali per stimolare delle analisi critiche sulla società del presente e uscire quindi dai disastri che vediamo del patriarcato. Quando Luisa, è stata Luisa che mi ha scritto per propormi di parlare in libreria di questo nuovo libro sulle società matriarcali del passato e la nascita del patriarcato, in libreria molte di noi sono state felici perché siamo interessate a conoscere società che sono generate da una visione del mondo che pone all'origine la madre. Lo abbiamo già fatto più volte qui in libreria, infatti abbiamo invitato, oltre a Heide, Francesca Rosati Freeman, che ci ha presentato il film e il libro sulla società Moso nel Cina sud-occidentale. Sono circa i 40 e 50 mila persone che vivono in una società di tipo matriarcale, e abbiamo invitato Genevieve Vaughan, che è una studiosa dell'economia del dono. Vi dico che cosa mi ha fatto, che effetto mi ha fatto il libro di Heide leggendolo. E io l'ho definito una triplice avventura. Un'avventura della conoscenza, quando la conoscenza però ti trasforma. Quindi che quando non è semplicemente accumulo di nozioni. Intanto la prima avventura è stata seguire, come in un giallo, in una detective story, il modo in cui Heide smantella le false interpretazioni ideologiche e proiettive, presentando e confrontando le scoperte archeologiche fra loro e con le società matriarcali del presente. E così disvela quelle che finora erano state confuse rappresentazioni delle società dei primordi e soprattutto che ci facevano credere che civiltà è solo quella che corrisponde alle forme patriarcali del dominio. La seconda avventura è stata quella di viaggiare. Io con il libro ho viaggiato partendo dall'Africa, ma attraversando soprattutto i territori dell'Europa e dell'Asia occidentale, insieme alle popolazioni antiche, ma anche alla scoperta delle centinaia di siti archeologici, però stavolta imparando a vedere i segni che prima erano indecifrabili o molto confusi, oppure interpretati in modo proiettivo da alcuni archeologi, direi con mentalità patriarcale, in modo proiettivo e approssimativo. Questo viaggio però può anche diventare una guida affascinante per i miei futuri viaggi. La terza avventura è stata quella di andare nel passato dell'umanità. E ho scoperto il modificarsi delle strutture economiche, sociali, politiche e culturali, e ho riconosciuto le diverse origini del patriarcato, ma anche le forme di resistenza al patriarcato e anche il suo lento instaurarsi del patriarcato. In ogni pagina, vedevo proprio confessare, ho trovato 3 o 4 informazioni, interpretazioni, immagini del tutto nuove per me. E essendo un insegnante di storia, non è che fossi proprio digiuna del tutto. Poi leggere per la seconda volta le 550 pagine del testo, no? Si è rivelata un'esperienza piena di sorprese,
perché ho potuto soffermarmi sui particolari delle prove che Heide propone e cogliere anche lo stile dell'autrice, che è anche ironico, ma sempre molto ben documentato, quando lei dialoga su, con queste interpretazioni proiettive di alcuni archeologi. E vi posso dire perché è ben documentato. Nel libro, oltre ai 550, ci sono più di 20 pagine di bibliografia e di autorizzazioni delle immagini. Il libro, quindi, è stato, oltre a essere godibile a lettura, però è strutturato in un modo particolare per essere consultato facilmente. Allora, inizia con un'introduzione in cui Heide Gerner Abendroth si sofferma su come si sono sviluppati gli studi matriarcali moderni. Poi inizia col primo capitolo in cui dimostra la falsità dell'ideologia della guerra infinita. Ideologia di cui oggi purtroppo avvertiamo la grande pericolosità e di cui parleremo dopo. Poi gli altri 7 capitoli sono strutturati tutti in maniera simile tra loro. Ciascuno è dedicato a un periodo preciso. Si apre con una tabella cronologica, una descrizione degli ambienti e degli spostamenti delle popolazioni di quel periodo, una mappa in base ai ritrovamenti archeologici e poi quello dedicato al Paleolitico e i due al Neolitico presentano le caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali dei popoli di quel periodo. Il quarto, sull'età del bronzo nella steppa eurasiatica, quindi steppa eurasiatica, descrive le società del primo nomadismo e le loro prime forme di dominio e mostra invece la resistenza delle donne, in particolare affronta la questione delle Amazzoni e qui è molto interessante, Amazzoni che sono ben diverse dalle donne guerriere e poi magari anche avremo tempo se volete di parlare. Gli ultimi tre descrivono le diverse situazioni dell'età del bronzo e del ferro. Il primo in Asia occidentale, la famosa mezzaluna fertile e tutta quella zona lì, e vede la nascita della forma Stato e poi impero e la nascita di una teocrazia che abolisce la dea per giungere al monoteismo. Il penultimo vede come nell'Europa meridionale, la nostra, resistono delle società tardo-matriarcali, ad esempio in Sardegna, Creta, Etruria, quindi i nostri viaggi possono essere anche più interessanti anche in zone vicine. Infine l'ultimo ci porta a nord delle Alpi e ci mostra la permanenza di elementi matriarcali in società patriarcali, per esempio nei popoli celtici e nei popoli germanici. Tutte queste presentazioni sono arricchite da una documentazione per immagini, disegni tratti appunto da libri di archeologia. E al termine di ogni capitolo troviamo una sintesi del capitolo e una definizione del periodo. Quindi vedete che è molto, diciamo, consultabile poi. La struttura del libro quindi lo rende facile per la consultazione e si possono anche rileggere delle parti soltanto rispetto ai nostri interessi del momento. Vorrei aggiungere un'ultima cosa, perché vi ho detto prima che è stata una lettura che mi ha trasformato, nel senso che mi ha fatto riconoscere e radicare nel tempo questa volta e nello spazio modalità di comportamento mie, delle mie amiche, degli uomini, anche di uomini a me vicini, che prima vedevo solo come caratteristiche individuali ed estemporanee. E quindi invito poi voi, quando lo leggerete, a vedere nel vostro entourage se trovate queste caratteristiche, diciamo, potremmo dire matriarcali, e radicare certi comportamenti e non vederli solo, che strano che quello lì fa così, che strano che quella latte, che strana che io faccio questa cosa. Adesso, dopo questa introduzione, passiamo vorrei chiedere a Luisa, perché è importante usare il termine? Solo un attimo, perché io vedo che ci sono persone in piedi, eccetera. Che va bene, perché magari ci sono delle sedie di là. Prendete le sedie. Hier ist so brechend voll, Heide, mittlerweile, dass die Leute keinen Platz mehr finden. Schön für uns alle. Bene, crescono.
Allora, la prima domanda innanzitutto che faccio a Luisa è perché usare il termine matriarcato? E poi dire quale definizione strutturale abbiamo di queste società matriarcali. Quindi cominciamo a confrontarci per capire su di che cosa stiamo parlando. Allora, saluto tutte e tutti e rispondo subito alla domanda. Allora, l'importanza dell'uso del termine matriarcato è dovuto ai due secoli di studi, da quando sono iniziati gli studi matriarcali, che hanno fuorviato moltissimo la struttura di queste società, partendo proprio dal termine, perché abbiamo pagato lo scotto del termine patriarcato, dove archè, che è la parola che connota una struttura sociale, nel patriarcato vuol dire dominio dei padri. Ed è stata fatta praticamente un capovolgimento della definizione e moltissimi studiosi l'hanno interpretata come se il matriarcato fosse la stessa cosa del patriarcato, soltanto cambiavano gli attori del dominio che diventavano attrici. Per cui questo era un bello scoglio per fare capire invece proprio la struttura delle società matriarcali. Archè in greco antico, e comunque faccio un inciso, nel greco antico noi studiamo soltanto il greco antico, ma non quello, la definizione più antica. Questo dualismo dei termini, cioè, è presente in tantissimi casi. A me è capitato di fare degli incontri sulla vecchiaia, geras, che viene geriatria, per cui vuol dire persone vecchie, in realtà nel termine antico voleva dire cambiare pelle, che è tutto, insomma, un'altra sfumatura. Col termine archè, i greci indicavano sia l'origine, l'incipit, la fonte, e sia poi, in una più tarda accezione, il dominio. Per cui matriarcato, come dice giustamente Heide Gutenabendroth, vuol dire all'inizio le madri. Perché? Perché con questa definizione c'era un riconoscimento dell'incipit, cioè dell'inizio da cui tutto ha origine, e sono per tutte e tutti le madri, si nasce da lì. L'origine delle madri, diciamo che può essere comparato a archeologia, studio delle origini, a arca, il nuovo inizio dopo il diluvio, cioè è proprio un significato di questo tipo, mentre patriarcato è proprio il dominio dei padri che hanno avuto bisogno di sostituirsi a questo inizio. Non era evidente questo inizio, anzi, era soprattutto nei tempi in cui tutto cominciò, era abbastanza aleatorio. Invece, per formare un patriarcato hanno avuto bisogno che questo, diciamo, inizio da un padre diventasse la realtà che sostituiva quella precedente. E noi viviamo ancora oggi di questo patriarcato, cioè dei padri che hanno preso questo ruolo fondante, che allora invece era delle madri, ma non era delle madri perché l'avevano imposto, era riconosciuto da tutti perché è una cosa abbastanza logica, come indica il termine greco archè, che in origine faceva proprio vedere l'inizio da lì. Per cui tutta la storia del matriarcato è stata nascosta per tutti questi anni, perché si partiva da un principio, da un inizio che non era vero, si cercavano delle cose non vere e per cui tutta la ricerca veniva sfasata. Heide ha usato il termine, in questo libro credo, di dire: io sono entrata nel campo del matriarcato, ma era un campo minato, perché da qualsiasi parte lo prendessi c'erano sempre dei grandi ostacoli. E la struttura matriarcale ha delle condizioni che sono necessarie. Secondo, se non ci sono queste condizioni, non possiamo parlare di matriarcato, ed è la genealogia femminile, cioè la linea di discendenza materna, e l'economia gestita dalle donne. Dico gestita, non in mano, perché non vorrei creare dei fraintendimenti di proprietà, perché la proprietà è comune, è la gestione femminile, che è la gestione materna, secondo una giustizia che è materna,
che viene portata avanti per il benessere di tutti, e questa è l'economia propria del matriarcato. Usare le condizioni sufficienti, credo che usi questo termine, Heidegger e Nabentroth, arricchire i matriarcati, perché una cosa entusiasmante che si trova facendo questi studi è che non hai una società matriarcale uguale per tutte le zone della terra, perché sono società che sono basate molto sulla realtà, sul territorio, su una intelligenza di vita che prevede soluzioni varie ed eventuali, per cui le condizioni sufficienti, che possono essere la matrilocalità, la matrifocalità, eccetera, sono condizioni che variano a seconda delle soluzioni che queste società a guida femminile hanno messo in atto nei vari territori. Usare questi termini come sinonimi di matriarcato ci ributta nel campo minato, c'è una bomba qui, una bomba là, e una, per esempio, delle bombe che a me aveva impressionato di più ancora prima di sapere di queste definizioni era la Gilania, perché andando avanti con gli studi si nota bene che esiste un matriarcato che ha determinato, e poi ve le dico, una determinata struttura e un determinato funzionamento, e un patriarcato che è tutt'altro e ha una determinata struttura e un determinato funzionamento. Gilania è una società che non ha così definite questi funzionamenti e queste strutture. Io la chiamo anche un po' consolatoria, perché è quello che vorrei, a cui chi l'ha coniata anche voleva arrivare, cioè una società egualitaria. Fatto sta che una società egualitaria è la società matriarcale. Poi c'è il patriarcato, che è gerarchico, Gilania è come un doppione, e tra l'altro in questo libro viene veramente fuori con il discorso che faceva la Laura della, come si chiama, del Medio Oriente, in cui c'è la teocrazia, e penso che si rifacessero più a questo passaggio dai matriarcati al patriarcato, per cui ancora non c'erano così chiare le caratteristiche del patriarcato e c'erano ancora le dee. Teocrazia, infatti, viene da lì. Passiamo subito alla struttura matriarcale, che non vorrei dilungarmi troppo. Allora, i quattro aspetti che Heidegger e Nabentroth mette in evidenza per far capire com'è questa società sono l'aspetto economico, culturale, l'aspetto sociale e politico. Allora, io partirei subito dall'aspetto culturale, perché è proprio una cosa che mi è rimasta di questo libro, cioè le società matriarcali sono società a carattere sacro, sono società sacre, del sacro, dove l'accezione di sacro, secondo quello che si evince da questi studi, è proprio un attaccamento particolare al territorio, sicuramente, non si dà senza una base immanente, niente nel matriarcato ha un aspetto totalmente astratto, quindi c'è la base immanente del territorio e c'è anche la visione proprio di queste popolazioni, che non facevano niente se non era iscritto in questa sacralità, che si potrebbe interpretare proprio come un'intelligenza di vita, cioè capire dove si è, come funziona il territorio, come funzionano le relazioni e agire di conseguenza. Infatti, guardiamo solo la questione economica, sono società a economia del dono. Che cos'è l'economia del dono? Non è un'economia, diciamo, che convive con un'economia del mercato, dove per tappare un po' le nefandezze di un'economia del mercato si regala. È proprio un'economia di reciprocità. C'è un'economia che vede sacro il territorio e non c'è proprietà privata, perché non si possiede la terra. La terra fa parte dell'umanità come gli animali e tutte le altre cose. E in più prevede che si vada avanti con una grande ridistribuzione, cioè con quella giustizia che a noi oggi manca, perché non è una cosa che può venire così. È una cosa su cui le società matriarcali puntavano. Quindi anche la base economica dipende dal sacro, la base politica
il fatto che sia veramente una politica del consenso, venga fatta una politica del consenso, perché tutti gli attori che sono sulla Terra, ma poi vedremo nel libro anche nel cosmo, tutte le entità che ci circondano devono essere iscritte in armonia in una società, per cui a livello politico la politica del consenso viene esercitata partendo dai clan matriarcali, dove vengono ascoltate le voci di tutti e dove si mandano poi fuori gli uomini a portare le decisioni del clan, e così a vari livelli. Sicuramente è un procedimento che non è veloce come il nostro, ma nei matriarcati il tempo non è così strettamente lineare verso chissà che cosa, per cui si prendono veramente le voci di tutti e si ha veramente quello che è la politica del consenso, perché si rivedono le cose finché tutti non sono d'accordo, e quando non si raggiunge l'accordo è la voce delle donne che stanno al centro che decide per una soluzione o per un'altra, ma sono sempre delle decisioni che vengono accettate di buon grado, perché sono le madri che possono agire in libertà la loro organizzazione. La struttura sociale è quella appunto del clan materno, dove vige la legge della madre. La legge della madre è quella a cui tutti e tutte noi ci affidiamo, perché è quella che sentiamo più, come dire, più giusta, più equa. Senza avere questa giustizia astratta di diritti, doveri, eccetera, una madre ha una giustizia di vita, non è necessario trattare i figli uguali, bisogna trattarli secondo i bisogni, le caratteristiche, eccetera, perché le società matriarcali, anche nel loro dispiegarsi, hanno comunque una varietà estrema, perché è la vita che è estrema e le differenze vengono veramente rispettate. La società, l'aspetto sacrale permette anche di avere un altro aspetto che secondo me è fondante, che è quello della credenza nella rinascita, cioè tu non passi su questa terra e poi non ci torni più, tu rinasci su questa terra, quindi potete immaginare come dire, il richiamo alla responsabilità verso gli altri, verso il clan e anche verso il pianeta, per cui si entra anche in un discorso ecologico. Non puoi fare quello che ti pare, puoi andare a vedere su Marte se riesci a rovinare qualcos'altro, perché è qui che rinasci. E secondo questa credenza tutte le cose in pratica vanno bene. Per questo penso che l'aspetto che proprio trasfare soprattutto in questo ultimo libro, che fa le origini della società, è proprio questa visione del sacro che non ha niente a che vedere col divino che conosciamo noi oggi, perché è gerarchico, perché ha Dio padre unico, eccetera. È proprio un altro sentimento e secondo me è fondamentale per capire queste società. Bene, e allora adesso Aide, chiederei a te invece di illustrarci un po' i metodi che hai usato per arrivare a descrivere e a definire queste società, la struttura di queste società e a individuarle nel presente e nel passato, e vedere anche questo passaggio al patriarcato. Volevo dire solo per voi che Aide ha avuto l'introduzione di Luciana e poi anche più o meno quello che dicevi tu, non è che sia stata lì a non capire niente fino adesso, sarebbe stata poco gentile. Io le avevo mandato il testo della riforma. Ich habe nur gesagt, dass du das mitbekommen hast, was hier gesagt wurde, weil das die Kurve ist. Ich habe es verstanden. So, jetzt kommt Entschuldige, darf ich mal noch einen einleitenden Satz sagen? Natürlich. Würdest du bitte, also ich möchte Luciana sehr danken, dass sie mich eingeladen hat für ihre wunderbare Einleitungsrede. Und auch Luisa für ihre hervorragende Übersetzung. Also mein Dank an die beiden. Vorrebbe ringraziare Luciana per l'invito e per l'introduzione bellissima che hai fatto, e vorrebbe anche ringraziare te per la bella traduzione che hai fatto. Ok, ich fange jetzt an, dir die erste Frage zu stellen. Es geht um die Methoden. Mit welchen Methoden wurde diese strukturelle Definition, die Luisa eben gegeben hat, erarbeitet?
Und wie wurden matriarchale Gesellschaften in der Gegenwart und in der Vergangenheit identifiziert und beschrieben? Und wie wurden die Ursprünge des Patriarchats an verschiedenen Orten, seine Verbreitung und die Formen des Widerstands dagegen nachgewiesen? Ja. No, è la domanda che ho fatto prima io, che è insomma quali metodi ho utilizzato. Ecco, detto in poche parole. Senti, ma non c'è modo di aprire le ribalte in modo che si riesca ad avere un po' più di ossigeno? Perché siamo Laura, tante, fa un caldo. Andare a aprire un qualcosa. Ecco, il pilota da questa volta si vuole di Okay, jetzt können wir zu den Methoden kommen. Ja, also, ich habe schon vor vielen Jahrzehnten damit begonnen und enorm viel Literatur in der Anthropologie gelesen. Ho cominciato già decenni fa e ho letto tantissimi libri nel campo dell'antropologia. Da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen, aber wenn man hinter diese Meinungen blickt, kann man sehr gut sehen, worum es da geht. Ci sono tante opinioni diverse, però se tu guardi cosa c'è dietro, si capisce bene di che cosa si tratta. So habe ich eine erste Definition erarbeitet, aber es war wesentlich, dass ich dann Forschung bei matriarchalen Gesellschaften der Gegenwart gemacht habe, wie den Mosuo in Südwestchina. Io ho elaborato una prima definizione del matriarcato, ma poi è stato fondamentale fare i viaggi nelle società dove oggi c'è ancora il matriarcato, come il Moso in Cina. Das hat mir bestätigt, dass was ich theoretisch erarbeitet habe, stimmt. Denn ich hatte dort praktische Forschung vor Ort zu machen. E questo mi ha confermato le mie ipotesi, perché avevo la possibilità di fare delle ricerche pratiche sul luogo. Auf den drei Weltkongressen habe ich dann viele Frauen und Männer aus matriarchalen Gesellschaften eingeladen, aus verschiedenen Gesellschaften eingeladen, die dort auch diese Muster ihrer Gesellschaften präsentiert haben. In occasione dei tre convegni mondiali sul matriarcato ho invitato donne e uomini da società patriarcali di oggi che mi hanno dato molte informazioni e confermato molte ipotesi. Das heißt, ich habe nicht nur theoretisch gearbeitet, sondern war immer im Gespräch auch mit Frauen und Männern aus matriarchalen Gesellschaften und habe sehr viel von ihnen gelernt. Quindi questo vuol dire che non ho avuto solo un approccio teorico, ma ho avuto un dialogo diretto con le donne e gli uomini dalle società che vivono nelle società matriarcali e ho imparato moltissimo da loro. Auf die Weise konnte ich sehr tief und detailreich in die Strukturen matriarchaler Gesellschaft von heute eindringen. Questo mi ha permesso di penetrare veramente in fondo nelle società matriarcali di oggi e di comprenderle, di capirle. Nur auf diesem Boden konnte ich dann in die Kulturgeschichte gehen und dort feststellen, was alles falsch läuft. Das heißt, das Wissen von lebenden matriarchalen Gesellschaften ist Voraussetzung, um die Kulturgeschichte neu zu sehen. Solo su questa base ho potuto affrontare la storia culturale, perché solo il sapere delle società vive mi ha permesso di affrontare la questione. Das ist mir natürlich aufgefallen in der Archäologie, wie viel patriarchale Muster von den Archäologen projiziert werden. E lì ho capito quanti modelli patriarcali vengono proiettati sul matriarcato da parte degli archeologi.
und dass sie materiale Muster, die dort auftreten, nicht identifizieren können. E che gli archeologi non sono in grado di identificare le strutture matriarcali che hanno davanti agli occhi. Denn Archäologen haben normalerweise keine Kenntnis von der Vielfalt von Sozialformen, die Anthropologen kennen. Perché gli archeologi normalmente non hanno un'idea della molteplicità che conoscono solo gli antropologi. Vor allem von matriarchalen Mustern haben sie keine Ahnung. Soprattutto non hanno nessuna idea di modelli e strutture matriarcali. Das heißt, in der Geschichte habe ich keine neuen Fakten, aber man kann vieles vollständig anders interpretieren. Quindi nella storia non ho trovato dei fatti nuovi, ma molte cose si possono interpretare in un modo completamente nuovo. Das gilt auch für die Entdeckung, wie Patriarchat entstanden und sich entwickelt hat. E questo vale anche per il discorso sulla nascita e sullo sviluppo del patriarcato. Denn wenn Archäologen in der Geschichte von Anfang an Patriarchat annehmen, können sie natürlich dessen Entstehung nicht sehen. Perché se gli archeologi partono dall'idea dell'esistenza del patriarcato, non possono vedere la sua nascita. Cioè esistenza perenne. Antwort auf erste Frage beendet. Paradigma. Ja? Das war die Antwort auf die erste Frage. Questa era la risposta alla prima domanda. Certo. Sei soddisfatta? Oh yes! Sei stupenda. Sì. Poi è chiaro che non si può, voglio dire, in un incontro spiegare 550 pagine di studi, e come ho detto, che per me studiosa di storia, eccetera, ci trovavo sempre 4-5 cose nuove ogni pagina, quindi insomma. Yes. Wie sie gesagt hat, hat sie auf jeder Seite 3 oder 4 neue Sachen entdeckt, die sie vorher nie wusste, und deswegen ist es klar, dass es eine komplexe Geschichte ist. Allora, lei critica la divisione tra storia e preistoria, perché implica lo svilimento e la deformazione delle conquiste non solo intellettuali dell'umanità antica, e quindi propone primevo o primordi. Queste epoche, appunto attraverso un percorso temporale e geografico, appaiono come società complesse. Allora io le chiedo di farci qualche esempio, delle permanenze e dei cambiamenti di alcune strutture sociali, economiche, politiche e culturali che ha potuto mostrare proprio attraverso questa attenta e non ideologica interpretazione delle evidenze archeologiche. Cioè lei non parte da un presupposto, esiste così, tant'è vero che poi fa anche dei cambiamenti, non ti dice, nel paleolitico non c'è una società matriarcale, ma c'è una società che ha all'origine le madri, quindi non è che dopo facciamo tutto, prima era tutto patriarcato, adesso è tutto matriarcato. Attenzione, perché ha un'attenzione incredibile da questo punto di vista. Luciano fragt dich, lei ha già ricevuto la domanda e quindi possiamo subito passare alla risposta. Ok, perfetto. Also zur Trennung von Geschichte und Vorgeschichte. Das heißt, in der Kulturgeschichte werden unglaublich lange Epochen als Vorgeschichte bezeichnet, als wäre dort überhaupt nichts an menschlicher Kulturentwicklung geschehen. Nella storia delle civiltà ci sono delle idee, ci sono come delle suddivisioni di periodi lunghissimi, soprattutto per quanto riguarda la preistoria. Come se in questa preistoria non fosse successo niente a livello di civiltà umana. Ich bezeichne das alles als Geschichte, denn schon von frühester Zeit an im Paläolithikum können wir sehen, dass Menschen erste kulturelle Schöpfungen hervorgebracht haben. Io lo chiamo tutto storia, perché vediamo che sin dal Paleolitico gli esseri umani hanno prodotto, hanno fatto delle produzioni culturali notevoli. Certo.
Ja. Das heißt, mit dem Begriff Vorgeschichte wertet man diese Epochen ab, weil sie eben nicht der späteren patrischen Geschichtsschreibung entsprechen. Questo vuol dire che con il concetto di preistoria svilisce tutto questo periodo perché non corrisponde alla storiografia patriarcale che è venuta dopo. Dass man Geschichte erst mit patriarchalen Mustern beginnen lässt und patriarchalen Staatsbildung, ist eine, das ist krasse Ideologie, patriarchale Ideologie. Pura ideologia fa cominciare la storia solo con la nascita del patriarcato e della storiografia patriarcale. Ja, nur zu der Frage, wie man in diesen Epochen und in diesen Zeiten matriarchale Muster herausfinden kann. Adesso voglio rispondere alla domanda come trovare dei modelli delle strutture matriarcali in queste epoche. Ich möchte jetzt mich nicht auf die Altsteinzeit beziehen, sondern ich gehe zum Neolithikum, weil hier die matriarchalen Muster am deutlichsten hervortreten und auch die archäologische Grundsituation breiter ist. Adesso non parlo del Paleolitico, ma passo al Neolitico, perché qui la situazione dei reperti archeologici è più chiara. Das heißt, in der Altsteinzeit haben wir noch nicht die klassischen matriarchalen Muster, obwohl die altsteinzeitlichen Gesellschaften nach meiner Forschung als mutterzentriert bezeichnet werden können. Nel Paleolitico non abbiamo ancora le società matriarcali nel senso vero e proprio, però possiamo chiamare quelle società incentrate sulla madre. Matricentriche. Che lei ha tradotto incentrate sulla madre, così scrive il suo libro. Ecco. Va bene? Während die großen matriarchalen Sippen in Matrilinearität und Matrilokalität die erscheinen archeologisch erst im Neolithikum. Mentre i grandi clan con la matrilinearità e la matrilocalità fanno apparizione solo nel Neolitico. Das ist gleichzeitig verbunden mit der Entwicklung des Ackerbaus, der maßgeblich von Frauen entwickelt wurde. E questo coincide col periodo dello sviluppo dell'agricoltura che soprattutto è stata gestita dalle donne. Das kann man wissen aus archäologischen Gräberfunden, wo beispielsweise Ackerbaugeräte wie Sichel und Hacke nur in Frauengräbern vorkommen. E questo lo sappiamo dai reperti archeologici dove degli strumenti come la falce e cos'era l'altro? La marra furono trovati solo nelle tombe delle donne. Ein anderes archäologisches Indiz für große Sippen sind große Sippenhäuser. Also man kann sehr genau größere Sippenhäuser unterscheiden in der Archäologie von kleinen Häusern. Un altro indizio sono l'apparizione di grandi case dei clan. E questo è un particolare perché ci sono anche delle piccole case dei clan. Natürlich machen Archäologen dann immer den Versuch, auch in die großen Häuser eine Kleinfamilie hinein zu projizieren, was leicht absurd ist. E quindi gli archeologi naturalmente fanno sempre il tentativo di proiettare dentro in quelle grandi case dei clan la famiglia nucleare. No, anche nelle grandi case. Nun ist es so, es gibt auch unter Archäologen sehr unterschiedliche Meinungen. Mittlerweile sehen viele diese großen Häuser als Sippenhäuser an. È vero che tra gli archeologi ci sono tante opinioni diverse, tante scuole di pensiero diverse, ed è vero che oggi, come oggi, ci sono alcuni che riconoscono che queste grandi case sono delle case dei clan. Nun ist die Frage, welche Art von Sippen leben denn da drin? Patriarchale oder matriarchale? Quindi bisogna porsi la domanda
Che tipo di clan ci vive dentro? Un clan patriarcale o un clan matriarcale? Mittlerweile kommen immer mehr Indizien ans Licht, dass in diesen Zeiten Mutterlinie gegolten hat. E nel frattempo vengono fuori sempre più indizi che in quel periodo c'era la matrilinearità. Ist es möglich, dass ich dazu ein paar Bilder zeigen kann? Lei vorrebbe farci vedere qualche immagine. Sì. Du musst mich dann zum Haus machen. Ci vuole un'operazione tecnica, deve diventare host. Intanto sì. Fare condividi schermo. No, è lei. Organizzazione, lei vada a diventare host. Ja? Sì. Ok. Ja? Ja, kannst du den Bildschirm teilen? Ja, hat sie es gemacht? Ja, jetzt kannst du den Bildschirm teilen. Okay. Queste magie che io non ho. Sì, facciamo. Sì, pure. Beh, intanto che lei dice, fa tutta questa cosa, vi dico, presidente, non so se avete visto la bellissima mostra di Salgado Amazonas che c'era qua a Milano. All'interno c'erano tutte le popolazioni che si trovavano nell'Amazzonia. Beh, è incredibile, non riusciva, cioè c'erano le grandi case dei clan, c'era nessuno che non una volta una parola matriarcale. E quindi c'è. Okay. Ja, ci siamo. Ja, wir sehen. Gut? Ja. Das sind Frauenfiguren aus Westasien. Vicky Noble hat sie in ihrem Buch The Double Goddess dargestellt. Sono delle figurine dell'Asia dell'Ovest occidentale che provengono dal libro di Vicky Noble. Sulla doppia dea, la dea doppia. Ja, das, ihr seht, das sind Frauenpaar. Man sieht es hier an dieser Figur, auch hier. Und ich stelle nicht einfach individuelle Mütter und Töchter dar. Sono delle coppie di donne, ma non rappresentano madre e figlia. Sondern sie stellen... Ich meine, man hat in dieser Zeit keine individuellen privaten Verhältnisse von Müttern und Töchtern dargestellt. Okay, in quel periodo non si rappresentava. Diese Figuren hat eine allgemeine Bedeutung. In quel periodo non si rappresentavano le coppie individuali di madre e figlia, ma queste coppie hanno un significato più generico. Die allgemeine Bedeutung ist, dass Mutter-Tochter-Paare matrilinearität darstellen und das ist die Struktur der ganzen Gesellschaft. Il fatto è che le coppie madre-figlia rappresentano la struttura di tutta la società. Non è una coppia individuale, è la struttura di tutta la società. Quella genealogia. So, ich zeig noch welche. Mm-hmm. Non ho capito. Ja, könnt ihr das sehen? Noch nicht? Nein? Ah, bis jetzt noch nicht. Mhm. Ja, ich muss es nochmal versuchen. Moment. Hier. Einheben. Könnt ihr das jetzt sehen? Ja, das ist jetzt überlagert. Ja, ja. Okay, jetzt ist gut. Gut. Hier sieht man, wie aus einer weiblichen Figur eine andere hervorkommt. Hier, das ist Ashota Hü, Westasien. Qui si vede come da una figura femminile esce un'altra figura. Questo viene dall'Asia occidentale. Wie von der Mutter, die Tochter von der Mutter geboren. La figlia nata dalla madre. Auch hier sieht man das, eine Mutterfigur und zwei Töchterfiguren. Anche qui vediamo la figura di una madre con due figure di figlie.
Hier sieht man, wie eine Tochterfigur in der Mutter ist und langsam aus ihr hervorkommt. Qui si vede come una figlia dentro la madre e lentamente esce da lei. Hier sieht man die Tochter direkt auf der Mutter. Das ist die Mutterlinie, buchstäblich. Ah, qui si vede la figlia sulla madre, sulla testa della madre. Das sind Beispiele aus Westasien, die Abbildung von Mutterlinie. Sono degli esempi che provengono dall'Asia occidentale e sono degli esempi per la matrilinearità. Das sind nur wenige Beispiele, die kann man unendlich multiplizieren, also hat das eine große Bedeutung. Sono solo pochissimi esempi che si possono moltiplicare fino all'infinito e questo vuol dire che ha un grandissimo significato. Jetzt zeige ich ein Beispiel aus Zentraleuropa. Adesso vi faccio vedere un esempio dall'Europa centrale. Scusa, sempre neolitico? Sì, sì, perché questo c'è 6.000. So, jetzt sehen wir's. Das ist eine Figur vom Bodensee, die man im Wasser gefunden und zusammengesetzt hat. Wie die man wie zusammengesetzt hat? Ich habe sie. Das ist vom Bodensee, von einem Kulthaus. Man hat das gefunden im Wasser und rekonstruiert. Questa è una figura che proviene dal lago di Costanza. Questa è una figura che si è trovata nell'acqua, l'hanno ricostruita. Es ist eine weibliche Figur, denn man hat hier plastische Brüste eingesetzt und in diesem Kulthaus gab es 7 Figuren in einer Reihe von dieser Art. Ah, è stata in una casa di un culto, di culto, e qui si vedono 2 semi e c'erano come 7 figure di questo tipo. Die wurden von dem Archäologen, der es gefunden hat, als 7 Ahnmütter oder Clanmütter interpretiert. E l'archeologo che le ha scoperte le ha interpretate come 7 madri claniche. Dann geht es weiter, nochmal von dieser selben Wand, Mutterwand aus diesem Kulthaus, ein anderes Bild. Adesso vi faccio vedere un'altra immagine, sempre dalla stessa casa, di culto. Sono 7 metri di parete, Entschuldigung, ich habe es gleich. Das Falsche, ich habe es gleich. Entschuldigung. Wir wissen, dass es die Fallbauten von Unterulding. Ja, es ist irgendwie, Moment, ich komme gleich. Ich bin jetzt noch nicht klar damit. Ja, immer mit der Ruhe. Lieber Herr, das finde ich gleich. Also hier, es geht auch um dieses Bild. Könnt ihr das gut sehen? Ja, ja, ist gut. Also hier seht ihr 3 von diesen Armmüttern auf dieser Kultwand. Es sind insgesamt 7. Qui vediamo 3 di queste madri claniche. Complessivamente sono 7 su questa parete. Ja, es ist sehr interessant, diese Zeichen dazwischen sind sehr interessant. Questi segni qua, sempre tra le 2, sono molto interessanti. Sie werden von dem Archäologen interpretiert als geöffnete Beine, also ist die Geburtsposition, und er interpretiert das so, dass aus diesen Armmüttern immer wieder Töchter hervorkommen, hier. Lass uns das kurz interpretieren. Allora, l'archeologo che ha trovato questi disegni l'ha interpretato questa seconda figura come una figura femminile con le gambe divaricate, quindi in una posizione nella posizione del parto. E dice che fa vedere come una infinità di figlie che possono nascere da questa donna.
Und das heißt, es ist, er deutet das so, immer wieder aus der Mutter geboren, geboren von, geboren von, geboren von, geboren von, geboren von. Questa è la matrilinea, sembra nata da. Yeah. Una nata dall'altra. Hier dasselbe. Bis zu diesen Häusern, wo die letzte Generation lebt, wie aus diesem Stammbaum hervorgegangen ist. Fino alle ultime case dove vive l'ultima generazione nata da questa genealogia. Und auf diesen Symbolen, die Häuser darstellen, sieht man auch dieses M-Zeichen, dieses Zeichen. Das heißt, hier aus der Mutterlinie lebt die jüngste Generation. Das ist die Matriolokalität. Anche da questi simboli che rappresentano le case. Su queste case si vede la M, che vuol dire che lì è la matrilocalità, e dove vive l'ultima generazione nata dalle madri. Das heißt, diese Tafel zeigt die Ahnmütter und zugleich die Mutterlinie und hier unten die matrilocalità. Questa tavola quindi ci fa vedere le madri, le ave, ovviamente, poi la genealogia, la matrilinearità e la matrilocalità. Dieses Symbol ist bekannt als Baum des Lebens. Questo simbolo si conosce, è conosciuto come albero della vita. Man kann zeigen, dass in Zentraleuropa also weit verbreitet, dieses Symbol weit verbreitet vorkommt aus dem Neolithikum. Si può dimostrare che questo simbolo si vede in tante parti dell'Europa. Dieses Symbol des Baum des Lebens hat sich zum Teil in der Folklore bis heute erhalten. In parte questo simbolo dell'albero della vita si è mantenuto fino adesso nel folklore. Non will ich noch ein letztes Bild zeigen. Vorrei farvi vedere un'ultima immagine. Ich suche es noch, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Weiß nicht, warum das hier so durcheinander geht. Auch nicht richtig. Auch nicht richtig. Moment, ich mache. Entschuldigt bitte, ich bin technisch nicht so fit, aber ich werde es finden. Jetzt habe ich es drauf. Non sono molto brava tecnicamente, diesmal lo troverò. Nein, also das ist auch nicht das Richtige. Ja, wir verstehen dich. Entschuldigt vielmals. Tut mir sehr leid. Questo siamo nel Neolitico, Ma nel libro ci sono le immagini? Sì. So, hier, könnt ihr das sehen? Ja, ich fahre auch von unter Uerdingen. Das ist eine Rekonstruktion von diesen Häusern im Bodensee. Questa è una ricostruzione di queste case nel lago di Costanza. Io li conosco perché ci andavamo da bambini. Mio padre ci ha portato lì. Meine Eltern mich hingebracht, als ich ein Kind war. Ja. Das sind genau diese dreieckigen Häuser, die ihr auf diesem schematischen Bild gesehen habt.
sono proprio quelle case triangolari che avete visto su quella, su quell'immagine precedente. Und auf dem Giebel seht ihr dieses Zeichen. Sul tetto vedete questa M. Geburtsposition. La posizione del parto. Das heißt, hier wohnt die letzte, wohnen die letzten Nachkommen dieser dieser Mutterlinie, die von den Ahnen hervorgegangen, aus den Ahnen hervorgegangen ist. Quindi questo vuol dire che qui vivono, vive l'ultima generazione nata da questa genealogia femminile, che vengono dalle ave. Deswegen ist das M hier keine Dekoration, sondern ein sehr bedeutsames Zeichen, wie wir auf der vorigen Wandmalerei gesehen haben. E quindi questa M non è una pura decorazione, ma è pieno di significato, come avete visto prima sulla immagine precedente. Und das sind ein paar Beispiele, wie man die Mutterlinie entdecken kann. Und wie gesagt, es gibt einzelne Archäologen, die das bestätigen. Questi erano singoli esempi su come si possono, su come si può scoprire la linea materna, la matrilinearità, e alcuni archeologi l'hanno anche confermato. Ja, gut. Also, wenn wir jetzt Sittenhäuser haben und die Mutterlinie langsam wieder entdeckt wird oder auftaucht, wie sie entdecken können, dann sind wir schon in den Mustern von matriarchalen Gesellschaften in dieser Epoche sehr nahe gekommen. Quindi se, se riusciamo a trovare delle case claniche che ci fanno vedere questa matrilinearità, siamo molto vicine, ci stiamo avvicinando alla ricerca matriarcale sul matriarcato. Das sind jetzt Beispiele aus Zentral, aus Westasien und Europa gewesen, und Zentraleuropa gewesen. Questi sono stati esempi dell'Asia occidentale e dell'Europa centrale. Es gibt noch sehr viel mehr Beispiele, zum Beispiel die großen Megalithkulturen am Atlantik, die auch aus der Jungsteinzeit stammen. Ma ci sono molti altri esempi, come ad esempio le costruzioni megalitiche del Neolitico, che si trovano in Frankreich, hast du gesagt? Diese Megalith Bauten oder megalithische Gräber sind niemals Individualgräber, sondern immer Sippengräber gewesen. Sono state delle tombe mai individuali, ma sempre delle tombe claniche. Und auch dort hat man die gemeinsame Bestattung einer ganzen Sippe archäologisch finden können und keine großen Männer. E quindi in queste grandi tombe si trovavano dei clan intere che erano sepolti lì, e non i grandi uomini. Ich möchte noch etwas erwähnen, wie man diese matriarchalen Muster finden kann. Das sind die zahllosen Frauenfigurinen, die besonders Maria Vimbutas analysiert und dargestellt hat. Un altro reperto molto importante per la ricerca sul matriarcato sono le numerose statuette femminili, figurine femminili che sono state trovate e esaminate da Maria Vimbutas. Maria Vimbutas hat für Alteuropa, das heißt in Osteuropa, klar nachgewiesen, dass dort auch egalitäre und mutterzentrierte Muster bestanden haben. Maria Vimbutas ha dimostrato che in Europa antica, nell'Europa antica, nell'Europa antica ci sono state delle, oddio, adesso ho perso il filo. Dobbiamo stiamo wiederholen, haben den Faden verloren, tut mir leid. Ja, Maria Vimbutas hat für Südosteuropa solche Muster nachgewiesen. Maria Vimbutas ha dimostrato che c'erano questi modelli matriarcali nell'Europa dell'Est. Während ich mich durch meine Forschung zeigen kann, das galt für ganz Europa und Westasien und vermutlich noch weiter. Io ho potuto dimostrare che questo valeva anche per l'Asia
e altri paesi, che non era limitato alla zona est. Gut, ich glaube, jetzt haben wir von der Frage genug gesagt, was meinst du? Abbiamo detto abbastanza. Sì, perché non possiamo dire tutto il libro, perché allora ci sono i palazzi di Creta che li analizza, le forme di irrigazione artificiale all'inizio, insomma ci sono un sacco di cose. Gli amuleti che ci sono già dei simboli già utilizzati nel paleolitico, quindi la scrittura non è che nasce solo tra virgolette civiltà patriarcali, ma essendoci già dei simboli precedenti, queste sono forme di scrittura. Natürlich können wir hier nicht über alles, sprechen, sagt Luciana. Okay. Zum Beispiel auch die Erfindung der Schrift und so weiter, ne? Also auch die frühen Piktogramme und so weiter, das wird ja schon alles als Schrift, kann als Schrift interpretiert werden. Aber wir können gar nicht über alles sprechen, sagt sie auch. Die Paläste von Kreta und was sind noch alles angesprochen. Senti, invece vogliamo parlare del punto che forse tocca più da vicino, che è quello della critica che tu fai all'ideologia della guerra infinita. Tu la chiami proprio ideologia. Volevo aggiungere qualcosa. Also, der Kreta ist ein sehr interessantes Beispiel, das minoische Kreta. La Kreta è un esempio molto importante, molto interessante. Wir haben eine neue Arbeit von einer Amerikanerin, Joan Sachon, die nachgewiesen hat, auf der Grundlage meiner Forschung, dass das minoische Kreta klassisch matriarchal gewesen ist. Abbiamo una ricerca nuova da parte di una autrice americana, Joan Sachon, che sulla base delle mie ricerche ha dimostrato che la Creta minoica è stata matriarcale. Creta è una delle ultime culture in Europa die noch sich gehalten hat, eine der letzten matriarchalen Kulturen, die sich noch bis 1600 vor Christus gehalten hat. È stata praticamente l'unica, una delle ultime culture matriarcali che si è mantenuta fino al 1600 a.C. in Europa. Man findet dort alte Kriterien, große Sippenhäuser, eine Gleichverteilung der Ökonomie, Mutterlinie und diese sacrale Göttinnenkultur. Alles dort vorhanden. Lì si trovano tutti i criteri per il matriarcato, le grandi case del clan, la matrilinearità, la divisione del lavoro, ma con uguale valore, lavori diversi ma con uguale valore. Cioè, è vero, facciamo tutto uguale, no? Le donne fanno certe cose, gli uomini fanno altre, ma il valore che viene dato è uguale. Es geht um die Arbeitsteilung, sie hat gesagt, Luciana erklärt, dass es eine gleichwertige Arbeitsteilung war. Ja, das ist interessant, das hat man eben auch biologisch sowohl in Westasien bei Tatalik gesehen und auch in Kreta, eine Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern, die vollkommen gleichwertig ist. Questo l'abbiamo trovato in vari posti, tra l'altro anche in Creta, una divisione del lavoro tra uomini e donne che ha esattamente lo stesso valore, anche complementare, ma ha lo stesso valore. Es gibt eben keine Hierarchie von bessere Arbeit und schlechtere Arbeit. Non c'è una gerarchia tra un lavoro migliore e un lavoro meno riconosciuto. Sondern wie in lebenden matriarchalen Gesellschaften hat jedes Geschlecht seine Arbeitssphäre und die sind komplementär aufeinander bezogen, gleichwertig. Come in ogni società matriarcale, ogni sesso ha il proprio lavoro che viene considerato di ugual valore all'altro. Ich nenne nur das Beispiel Kreta mal kurz.
In den beiden Händen der Frauen lag auch dort die Ökonomie, das Kunsthandwerk und die Sittenstruktur. Voglio solo nominare Greta come esempio. Nelle mani delle donne c'era la struttura del clan, poi l'economia. Und in den Händen der Männer war das Bauen, also sie haben diese Bauten errichtet. L'appannaggio degli uomini era la costruzione. Und die Seefahrt. E la navigazione. No, vorrei proprio chiedere, perché la determinazione del valore è una cosa appunto molto molto complessa. Allora, vorrei sapere lei su che basi dice che il valore è uguale. Le cose che ho visto io dei Moso e anche quelle che state dicendo, la politica e l'economia in mano alle donne, non è un egual valore. Eine Teilnehmerin fragt, worauf gründet sich die, wie kann man den Wert festlegen? Du sagst gleichwertige Arbeit. Auf welcher Basis wird dieser Wert festgestellt? Man kann es so sehen, diese Gesellschaften sind grundsätzlich egalitär, was man an den gleichen Hausgrundrissen sieht, an der gleichen Verteilung der Ökonomie. Dice che queste società sono fondamentalmente egualitarie e questo si vede già nella piantina delle case che sono uguali e anche nell'economia. Wenn die Gesellschaft grundsätzlich egalitär ist, dann gibt's auch in der Arbeit keine Hierarchie. Quando una società è fondamentalmente egualitaria, nella divisione del lavoro non c'è nessuna gerarchia. Das kann man natürlich archäologisch nicht alles sehen, aber es ist mir bekannt aus der Erforschung noch lebender matriarchale Gesellschaften. Questo non si può vedere chiaramente dai reperti archeologici, ma lo so dai racconti di persone delle società matriarcali tuttora esistenti. Man kann es auch daran sehen, archeologisch, dass es dort keine besonderen Bauten für Könige, Chefs oder irgendwelche Oberhäupter gibt. Es gibt den großen Mann nicht. Si può anche vedere il fatto che non esistono, cioè a livello archeologico, che non esistono delle case per i re, per i grandi uomini. Non esistono proprio. Die Sache wird nur deswegen schief, weil man in der Archäologie meistens nur auf die Männerseite schaut und immer auf den großen Mann wartet, auch wenn man ihn nicht findet. Il problema è che la cosa si distorce un po' perché gli archeologi cercano sempre il grande uomo e non lo trovano mai. Ja, gut. Adesso anche in archeologia si trovano, si può analizzare gli scheletri e quindi, per esempio, una cosa che accadeva, adesso sarò dopo non tra lui, quando si trovavano armi, immediatamente erano uomini, no? Quindi poi non si erano viste neanche le donne in alcuni momenti, soprattutto con l'arrivo del patriarcato, diventano guerriere, quindi per difendersi e quindi si deforma immediatamente, oppure le statuette delle dee, delle donne, nel momento in cui non avevano seni, allora diventavano uomini. Ma c'era comunque il simbolo della vulva, quindi era, anzi si voleva dire che si era arrivati a una simbologia ancora più astratta. Però scusate, vorrei fare ancora una domanda importante, che è quella sulla guerra infinita. Teniamo, perché mi sembra che era un po' Wortmeldung, aber tutti Luciana, vorrebbero parlare. Alle möchten jetzt reden, aber die Luciana will noch eine wichtige Frage stellen zum endlosen Krieg. Allora, tu hai criticato questa cosa della guerra infinita, di questa ideologia che viene detto sempre c'è stata guerra, sempre c'è stata violenza. Perché ha la svalutazione della pace intesa, viene, la pace viene intesa soltanto come assenza di guerra, no? Cioè la pace è un momento tra una guerra e l'altra. Invece c'è la pace nelle società matriarcali e l'invenzione
e messe in pratica di strategie per la risoluzione dei conflitti. Anche termini che vengono usati dagli archeologi, no? Come società pacifiche e società guerriere, sono sbagliati. Allora, come sei riuscita a svelare questi intenti ideologici, questi concetti e queste narrazioni? Ecco, e quindi poi che cosa poi ci può servire questa scoperta? Das war die Frage Nummer 4. Ja. Hier sind ja mehrere Wortmeldungen, aber ich denke, wir lassen dich jetzt hier noch antworten. Facciamo la rispondere a questa domanda, poi apriamo. Sì, sì. Okay, das war die Frage Nummer 4, du hast sie schon vorliegen. Ne? Sollen wir denn mit den Fragen weitermachen? Ja, ja, jetzt doch, diese noch. Also, Frage 4. Ja, ich sage gerne etwas dazu. Es hat in der letzten Zeit in der Archäologie eine Tendenz gegeben, alles Mögliche als kriegerisch zu interpretieren. Nell'archeologia, soprattutto negli ultimi anni, c'è stata questa tendenza di interpretare qualsiasi cosa come guerriera. Damit will man natürlich zeigen, dass es von Anfang an der Menschheit Geschichte Krieg gab, das heißt Patriarchat. E quindi questo serve a dimostrare che sin dall'inizio dell'umanità c'è stata la guerra e quindi il patriarcato. Das heißt, jedes Gerät, was vielleicht zur Jagd gebraucht wurde, wurde jetzt zur Waffe gemacht. Qualsiasi utensile che magari serviva per la caccia, adesso veniva trasformato in utensile per la guerra. Und jede Mauer, die auftauchte, war plötzlich eine Verteidigungsmauer. E ogni muro che è stato trovato è diventato un muro di difesa. Denn es gibt die Ideologie in der Archäologie, dass sobald die Jungsteinzeit begann und der Ackerbau, hätten gewisse Leute, die Elite sind, die Sachen gehortet, mussten sie dann verteidigen. Perché nell'archeologia c'è l'ideologia che appena è iniziato il Neolitico, alcune persone hanno cominciato a accumulare le cose e difenderle. Ja, dem widerspricht aber die Fundsituation, weil, wie gesagt, keine Häuptlingshäuser oder Kriegswaffen in Menge gefunden wurden. Ma la situazione dei reperti contraddice questa tesi, perché non si sono trovate delle case di capi tribù, ad esempio. Ich will ein berühmtes Beispiel geben, als man die Stadt Jericho in der Levante ausgrub. Un famoso esempio è quello di Gerico, che quando ci sono stati gli scavi hanno trovato grandi mura. Sofort hieß es, dass das Kriegsmauern oder Verteidigungsmauern waren, weil in der Bibel steht, dass durch die Trompeten von Josua diese Kriegsmauern niedergeschmettert wurden. E subito si disse, queste sono dei muri. Delle mura di difesa, di guerra, eccetera, perché c'è scritto nella Bibbia che con le trombe sono state buttate di Gerico. Ma la Bibbia è un argomento in questo caso. Ma in questo caso la Bibbia non è un argomento. Neue Archäologen haben gezeigt, dass diese Mauern Schutzmauern waren gegen Überschwemmungen von einem benachbarten Wadi. Recenti studi hanno dimostrato che queste mura servivano per proteggersi dalle inondazioni di un wadi vicino. Und das ist sich als Verteidigungsmauern gar nicht eignen, che non erano affatto adatte a servire come mura di difesa. Weil sie nur an einer Stelle aufgebaut waren, nämlich da, wo das Wasser herkam. Perché effettivamente erano costruite solo là, da dove proveniva l'acqua. Und solche Behauptungen, dass das alles, jede Mauer eine Kriegsmauer war, enthüllt sich damit als Ideologie. E così si svela come una pura ideologia, questa idea che tutti i muri fossero stati muri di difesa. Di fortificazione. In dem Fall von Jericho hat man nie Hinweise auf Krieg oder Kriegswaffen gefunden,
dann sieht man, die Interpretation ist falsch und ideologisch. E quindi nel, proprio nel caso di Gerico non sono mai state trovate delle armi, ad esempio, e quindi questa interpretazione è semplicemente sbagliata. Ich könnte noch viele solche Beispiele bringen. Potrei portare tanti altri esempi. Die auch von kritischen Archäologen und Archäologinnen angegriffen worden sind. Che sono state anche criticati da archeologi e archeologi critici. Zum Beispiel, dass jedes Gruppengrab ein Massaker darstellen soll. Ad esempio la teoria che ogni tomba collettiva testimone di un massacro. Dabei hat man festgestellt, dass man Menschen auch an besonders heiligen Plätzen in Gruppen bestattet hat. Invece è stato dimostrato che le persone sono state sepolte collettivamente in luoghi particolarmente sacri. Also durch detaillierte Skelettanalysen hat eine kritische Archäologin herausgefunden, dass massive Verletzungen an Skeletten erst mit der Eisenzeit einsetzen. Una archeologa critica ha constatato, ha dimostrato che delle ferite massicce sulle ossa cominciavano solo con l'inizio dell'età del ferro. Das heißt, nicht jede Schädelbestattung und jedes Loch in einem Schädel seit der Altsteinzeit weist auf Krieg hin. Das ist falsch. Questo vuol dire che non ogni buco che si trova in un teschio del paleolitico sia un effetto di una violenza. Questo è falso. Hinzu kommt noch, dass man bei dieser Kriegstheorie in der Archäologie nicht zwischen Krieg und Anophele unterscheidet. Inoltre bisogna dire che questa teoria guerriera non distingue mai tra una guerra e una faida. Das wurde auch kritisiert von einem anderen Archäologen. Un altro archeologo ha criticato questo approccio. Der dargestellt hat, dass Krieg ist ein organisiertes, institutionalisiertes Unternehmen, das eine Armee braucht. Lui ha affermato che la guerra è un'impresa istituzionalizzata, organizzata, che ha bisogno di una di una, un esercito. Während Fehden, man die hatten auch manchmal Fehden im Neolithikum, ist eine spontane Angelegenheit, die auch relativ schnell wieder vorbei ist. Mentre la faida è una cosa abbastanza che nasce spontaneamente, velocemente e finisce velocemente. Wenn man jede Fehde als Krieg interpretiert, hat man natürlich ewigen Krieg in der Menschheitsgeschichte. Se si interpreta ogni faida come guerra, abbiamo una guerra eterna nella storia dell'umanità. Das ist die Absicht dahinter, das wollten sie zeigen, aber das ist falsch. Questo era l'intento degli archeologi, questo volevano dimostrarlo, anche se è sempre stato la guerra, è stata la guerra, ma questo è falso. Ein ähnliches Problem hat man mit dem Begriff friedliche Gesellschaft. C'è un problema simile con il concetto delle società pacifiche. Da wurden Kriterien angelegt, die einfach Menschen nicht entsprechen. Hanno usato dei criteri che non corrispondono all'essere umano. Es darf nie einen Streit geben, nie einen Konflikt und alle sollen sich immer lieben. Ad esempio, non può esserci mai un conflitto, mai una lite, e tutti si devono amare. Das ist sehr unrealistisch. Questo è veramente poco realistico. Denn auch in friedlichen Gesellschaften gibt es menschliche Konflikte, aber der Witz ist, wie sie sie lösen, nämlich ohne Krieg. Perché anche nelle società pacifiche ci sono dei conflitti, ma la cosa interessante è come vengono risolti, e cioè senza guerra. Und an lebenden matriarchalen Gesellschaften kann man sehen, dass sie sehr viele Methoden haben, Konflikte auf friedlichem Weg zu lösen. E nelle società matriarcali ancora vive oggi
si può scoprire che hanno molteplici strategie, metodi per risolvere i conflitti in modo pacifico. Ja, jetzt ist diese Frage damit beantwortet. Sì, sì, ci fermiamo qui perché ci sono appunto alcune persone. Aspetta, che prima c'era di là una signora. Sì, ho visto. Ja, wir stoppen hier mal, weil hier schon einige Wortmeldungen sind. Dunque, la Gimbutas io l'ho insegnata all'università da quando è uscito il testo. Devi fare un intervento breve. Solo un attimo, Giulia, tu volevi magari mi lasci parlare. No, ascolta, tu hai già parlato una volta. Aspetta, prima Giulia mi aveva chiesto di parlare. Ma ho insegnato queste cose, dammi un po' di vita. Chiami le matriarcali, non ho capito. Alla Giulia che voleva, aveva fatto, no, aveva fatto una mano, aveva vicina. Ormai è fuori tema. Comunque io volevo sapere se nei suoi studi era entrato in contatto con gli studi di tipo diverso che mi pare si chiamasse Brigitte Jordan aveva fatto sulla nascita in quattro culture. Julia möchte wissen, ob du bei deinen Studien auf eine Forscherin gestoßen bist, die heißt Brigitte Jourdan, die Geburt in vier Kulturen untersucht hat. Nein, ich kenne sie nicht. Nein, non la conosci. Volevo dire che dobbiamo stare, io credo, molto attenti all'uso che facciamo noi di questo testo, che sarà ottimo, e lo comprerò senz'altro, ma stiamo attenti a non investire noi nell'ideologia. La Margaret Mead ha detto molto su i rapporti tra uomini e donne nella storia dell'umanità. Sie sagt, wir selbst müssen aufpassen, dass wir nicht selbst ideologisch werden. Margaret Mead hat sehr viel über die Beziehung zwischen Männern und Frauen geschrieben. La Gimbutas, che io conobbi negli anni '80 per il libro di Bompiani. No, chi ho detto prima? Longanesi, costava 90.000 lire, era colore, un libro enorme, e quindi con gli studenti lo leggemmo a gruppi e ne discutemmo per anni. So, momento, Antonella. Sie hat an der Uni unterrichtet und sie hat mit dem Buch von Maria Gimbutas gearbeitet, ein großer Wälzer aus den 80er Jahren. Und damit hat sie mit den Studentinnen und Studenten gearbeitet in kleinen Gruppen. So, la pacificità di una società e il rapporto di pacificazione tra uomini e donne hanno tutta una storia che adesso non dico. Die Friedfertigkeit einer Gesellschaft und die Befriedung zwischen Männern und Frauen hat eine ganz eigene Geschichte, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Quello che volevo contestare era di dire che è vero che il matriarcato è molto pacifico, ma bisogna vedere anche in che contesto economico e lavorativo e anche di frequentazione di paesi diversi era. Sie sagt, die Friedfertigkeit, was ich kritisieren möchte, ist, dass die Friedfertigkeit der matriarchalen Gesellschaft nicht einfach so. Du hörst mich nicht? Ecco, concludo dicendo. No, basta, lascia spazio.
Geht's jetzt besser? Ja. Ja. Also, sie sagt, man kann nicht einfach die Friedfertigkeit von materialen Gesellschaften so festhalten, sondern man muss sehen, in welchen verschiedenen Kontexten sie gelebt wird. Also, dass es sehr verschiedene Kulturen mit dem Matriarchat gab. Volevo concludere dicendo questo, che il periodo in cui si che dal patriarcato al patriarcato appunto si è passati. Posso concludere? No, lei dice così non funziona la comunicazione, che è difficile, che si può fare solo una breve domanda, perché se no, fammi però concludere, scusa, per noi che siamo qua. Also, si spricht jetzt für hier. Ecco. L'impressione che ci diede l'archeologia della Gimbutas fu un'impressione sconvolgente di potere femminile, sconvolgente. Il matriarcato era un'esplosione di sorpresa e di santità della donna che procreava. Tutta la società era improntata a ripetere quell'esperienza sconvolgente. Ecco, allora teniamo conto che c'era un enorme potere delle donne, usato bene, usato, cioè poi discutiamo di tutto e anche come mai poi la cosa è cambiata, ma non si può negare che non ci fosse una superiorità enorme delle donne rispetto alle donne. Sie hat ja einen eigenen Vortrag gehalten über die Größe der Frauen, die von Maria Gimbutas nachgewiesen wurde. Aber wir übersetzen das jetzt gar nicht. Sie wollte ihre eigene Rede hier loswerden, offensichtlich. Nein, wir können nur auf Fragen antworten und nicht auf eigene Reden. Ja, genau. Va bene, scusate. Allora, Heide dice, per chi vuole intervenire, che lei può rispondere a delle domande ben precise e non a dei discorsi che vengono fatti qui per il pubblico. Wenn sie von der Verschiedenheit materialer Gesellschaften spricht und den verschiedenen Bedingungen, darüber habe ich ausführlich geschrieben in meinem ersten Buch Materiale Gesellschaften, um den ganzen Buch. Allora voleva rispondere brevemente a te, Antonella. Dice che tu hai parlato di società matriarcali molto diversificate, che bisogna guardare uno per uno, e lei diceva no, sì. No. Comunque lei l'ha scritto lungo e largo nel suo primo libro. Io sono una docente anch'io di storia, e è sempre difficile portare nelle classi questi temi e non avere poi discussioni con spesso i colleghi o alcune colleghe che ti considerano una amata. Ecco, momento, traduco. Hier spricht eine Geschichtslehrerin und sie sagt, das ist immer sehr schwierig, diese Themen in den Unterricht einzubringen, denn die Kolleginnen und Kollegen, die gucken sie dann an, als wäre sie ein bisschen verrückt. Und jetzt kommt die Frage. Io comprerò sicuramente il libro, già sto facendo un lavoro a scuola. Ci dà un consiglio a noi docenti su come iniziare, su come non tanto impostare il lavoro, ma a piccoli passi portare appunto delle fonti dove noi possiamo non essere in comune. Iniziare a lavorare per essere credibili, perché spesso appunto siamo cioè io personalmente sono considerata la Marta della scuola. Sie sagt, sie wird sicher dein Buch kaufen und das gründlich lesen, und sie möchte gerne von dir einen Tipp haben, wie sie am besten Schritt für Schritt oder so häppchenweise dieses Thema in die Schule einführen kann, ohne dass sie eben als die Verrückte der Schule gilt. Also, ich halte es für schwierig, das Thema in die üblichen Institutionen einzuspeisen. Per me risulta difficile mettere dentro questo argomento nelle istituzioni come sono. Ich habe nicht umsonst die Universität verlassen, denn dort war es nicht möglich, dieses Thema zu erforschen.
Non è per caso che ho lasciato l'università, perché lì non era possibile fare delle ricerche su questo argomento. Am besten ist es das Thema außerhalb der Institutionen, in freien Vorträgen oder freien Fraueninstitutionen zu verbreiten. La cosa migliore è di diffondere questo sapere al di fuori delle istituzioni, in contesti liberi. Antonella Dorina. Voglio semplicemente chiedere se è stata a Morgantina, in Sicilia, dove c'è un'intera collina ancora non tutta scavata, e comunque è stata scavata tutta la parte, diciamo così, sacra, e ci sono due altari, due, non so come chiamarli, ma sono due cerchi. Uno più grande, che rappresenta la madre, e uno più piccolo. Non so se è mai stata, si chiama Morgantina, ed è nel centro della Sicilia. È un sito che sembra sia di almeno 18 secoli ante Cristo, e quindi cos'è, 1800, quasi 1200, insomma, da quella data, e quindi può darsi che ci fosse lì una società matriarcale, anche perché in Sicilia c'è ancora adesso la società matriarcale. Also se fragti tu, ob du bei den kleinen Forschungsreisen in Sizilien warst, da wo die jetzt nur teilweise ausgegraben ist, aber man sieht jetzt schon zwei Arten von Altären, sie weiß nicht, wie sie das genau nennen soll, zwei Kreise, und einer repräsentiert die Mutter und eine die Tochter, und könnte es nicht auch sein, dass dort ein Matriarchat geherrscht hat? Denn sie sagt, heute gibt es immer noch das Matriarchat auf Sizilien. Also kannst du mal sagen, Tabel, dass Matriarchale nirgendwo herrschen? Ja, das ist recht. Sì, perché io avevo detto che regna il matriarcato, e lei dice non regna mai il matriarcato. Vince. Non so se è corretto. Sicilia. Non regna il matriarcato, non si può parlare di regno del matriarcato. Sì, sì, no, ma ho sbagliato io, lei mi ha ripreso. Ich kenne sehr viele archäologische Städte, nicht nur in Europa, sondern auch in Westasien und Amerika und sonst wo. Aber ich bitte zu verstehen, dass ich nicht jede kennen kann. Wie auch Sizilien kenne ich jetzt nicht, aber die Frauen können ja selber nachschauen. Dice, ho visitato tantissimi siti archeologici in tutto il mondo. Ma quello in Sicilia adesso, quello che non la conosco, non posso mica visitare tutto, ma andate voi a cercare. Sicilia è l'ombelico del mondo. Si sa, Sizilien ist der Nabel der Welt. Sizilien ist der Nabel der Welt. Für sie. Das muss eine Sizilianerin sein, die gerade gesprochen hat. Un'altra domanda? Io volevo chiedere se per le sue conoscenze o secondo la sua opinione, se il fatto di derivare dalla ricostruzione della lingua proto-indoeuropea che fosse una società patriarcale deriva dal modo in cui ci si è approcciati allo studio del proto-indoeuropeo, e quindi un modo, diciamo, viziato dall'idea che ci sia sempre stato il patriarcato, o perché la società matriarcale fosse ancora prima della lingua proprio europea che è stata ricostruita. Also, er stellt eine Frage zu der proto-indoeuropäischen Sprache. Das sagt mir jetzt im Moment alles. Und er möchte wissen. Se il linguaggio, cioè, è stato ricostruito e si è derivato in base alle parole che c'erano, che fosse una società patriarcale.
Mi il proprio europeo è considerato patriarcale e prima che altri linguaggi ci sono, questo vuol dire. No, se è considerato patriarcale, se invece, se è un vizio o per... Allora, intende se è un'ideologia di interpretarlo come patriarcale o se prima c'erano Das proto-indoeuropäische Sprache wurde als patriarchal betrachtet. Ist das ideologisch oder eine Realität? Ja, also das ist eine Frage an Archäolinguisten. Questa è una domanda che bisogna rivolgere agli archeolinguisti. Ja, da kann ich noch einmal auf Maria Gimbutas verweisen. Sie hat gezeigt, dass die größten partnerschaften Muster, von denen die Europäer ausgingen, also für Europa, und dass die proto-indoeuropäische Sprache das spiegelt. Lei rimanda Maria Gimbutas, che ha dimostrato che le prime strutture patriarcali sono venute dagli indoeuropei e quindi questo potrebbe essere un indizio. Quando ci sono le due... Non so chi è stato prima c'era lei, questa signora qua, poi c'è anche la signora là. No, prima lei. Ah, scusa, poi ecco, volevo sapere qualcosa di più sulla... Si sente? Aspetta, forse. Io l'ho ricevuto così. Volevo se può dirci qualcosa in più sulla origine del patriarcato. Era una domanda che volevamo fare. Perché lei aveva fatto un accenno quando parlava di queste società matriarcali, di questa economia suddivisa, e poi aveva parlato di questa appropriazione e divisione. Aveva, se non sbaglio, lì messo una modalità patriarcale di gestire l'economia. Se poteva spiegarci. Ja, Sie wollte gerne noch mehr wissen über die Entstehung des Patriarchats. Luciana meint, das war genau eine Frage, die noch gefehlt hat in ihrer Liste. Und du hast nur kurz angespielt auf die Entwicklung der Ökonomie, ob du jetzt noch mehr dazu sagen kannst. Ja, sono quattro capitoli, tutto sull'origine del patriarcato e delle forme di resistenza. Ecco, Luciano sagt gerade, das sind vier Kapitel zu den Entstehung des Patriarchats. Du kannst ja bestimmt nicht eingehen auf Antworten. Ich möchte auch diese Fragen mit Patriarchatsentstehung noch antworten. Sie wollen absolut rispondere a questa domanda. Oh, grazie. Also ich möchte zwei Punkte vorher sagen. Man kann Patriarchat nicht durch eine einzige Ursache für die ganze Welt erklären. Il patriarcato non si può spiegare con una sola causa che vale per tutto il mondo. In den verschiedenen Kulturregionen ist die Entstehung von Patriarchat unterschiedlich verlaufen. Das muss man gesondert untersuchen. Nelle varie culture il patriarcato è nato in forme diversificate. Bisogna cercare e fare delle ricerche diversificate, appunto. Das heißt, all die Erklärungen, die Patriarchat durch eine Ursache mit einem Ruck erklären wollen für die ganze Welt und alle Zeiten, das sind Pseudo-Erklärungen. Tutte le spiegazioni che vogliono spiegare la nascita del patriarcato con una sola causa, in una sola volta, sono sbagliate. Ich habe angefangen, Patriarchats Entstehung in den eurasischen Städten und Europa ist ganz anders verlaufen als zum Beispiel in Westasien, speziell Mesopotamien. Ad esempio la nascita del patriarcato nelle steppe eurasiatiche è stata completamente diversa rispetto alla nascita del patriarcato in Mesopotamia.
Ich kann zu beidem nur ganz kurze Sätze sagen, aber das ist nicht die volle Erklärung. Posso solo dire delle cose molto brevi, non è una spiegazione completa. Denn pathologische Arztentstehung sind in jedem Fall Prozesse über Jahrhunderte, manchmal über Jahrtausende. La nascita dei processi della nascita del patriarcato sono dei processi che durano centinaia di anni, qualche volta migliaia di anni. Es gibt dann Ursachen, die haben Effekte und dann schließt sich wieder eine andere Ursache an. Das heißt, es ist eigentlich eine Kette von Erklärungen, die man geben muss. Ci sono delle cause che poi hanno degli effetti, che hanno delle nuove cause, eccetera. È come una catena che bisogna spiegare. Ja, ich versuch's jetzt mal. Provo a farlo. Also in eurasischen Städten hat sich über Jahrtausende eine dramatische Klimaveränderung ergeben. Nelle steppe eurasiatiche, attraverso i secoli, ci sono stati dei drammatici cambiamenti climatici. Ehemals fruchtbare Gebiete, in denen auch Ackerbau möglich war, wurden zu Steppe und Wüste im Verlauf von circa 4 Jahrtausenden. Nel giro di circa 4.000 anni, delle zone che originariamente erano fertili si sono trasformate in steppe e deserti. Das hat alte matriarchale Ackerbaugesellschaften entwurzelt. E questo ha sradicato le vecchie società matriarcali che erano basate sull'agricoltura. Im Lauf der Zeit verloren die Frauen die Ackerbaukultur und die Gesellschaft verwandelte sich in eine Nomadenkultur. In questo modo le donne hanno perso la loro cultura dell'agricoltura e la società è diventata una società nomade. Man hat auf die Weise dann die Herden ständig vergrößert, die Viehherden ständig vergrößert, um zu überleben. Abbiamo anche visto che le mandrie diventavano sempre più grandi. Und das war natürlich in einer Umgebung, die allmählich austrocknet, die falsche Antwort. Ingrandire le mandrie naturalmente è stata una risposta sbagliata in una situazione e in un ambiente che diventava sempre più desertificato. Das heißt, am Anfang ging es nicht um Patriarchat, sondern es ging um Überleben. Cioè, questo vuol dire che all'inizio non si trattava di patriarcato, ma si trattava di sopravvivenza. Es ging aber in diesem großen Steppengebiet allen Völkern ähnlich. Sie haben dann noch das Reiten erfunden und damit das Areal für ihre Herden noch vergrößert. Ma questo è successo a varie popolazioni nelle steppe. Poi hanno inventato anche il cavalcare, hanno addomesticato i cavalli e così hanno ingrandito ancora il loro terreno. Die Folge war, dass sie natürlich um das knapper werdende Weideland in Konflikte untereinander kamen. E questo comportò dei conflitti perché i pascoli diventavano sempre più scarsi. Und diese Konflikte haben die, soll ich sagen, die Gestalt des Führers und der Gefolgschaft hervorgebracht. E questi conflitti hanno prodotto la figura del, come si può dire, del capo e dei seguaci del capo. Aber die hatten noch keine Macht, sondern man hat ihnen wahrscheinlich aus Gründen des Überlebens dann auch Privilegien gegeben. Ma loro non avevano ancora un vero e proprio potere, ma probabilmente per motivi della sopravvivenza a loro sono stati dati come dei privilegi. Und das, als es dann zu Eroberungen kam, vor allem in den grünen Gebieten Osteuropas, hat sich eine Überladungsgesellschaft gebildet. E quando poi ci sono state fatte le prime conquiste nelle zone verdi dell'Europa dell'Est, c'è stata come una società con delle sovrapposizioni. Und diese Gesellschaft, wo eine Gruppe
eine alte eingesessene Bevölkerung erobert hat, das ist der erste Beginn von Patriarchat. Vorher noch nicht. L'inizio del patriarcato avviene quando un gruppo sottomette un altro gruppo che ha conquistato. Questo è l'inizio del patriarcato. Giusto. In questa erobere Gruppe musste jetzt eine alteingesessene Bevölkerung, die viel größer war als sie, mit Gewalt niederhalten. Perché i conquistatori dovevano tenere giù la popolazione indigena che era lì. Und erst dann setzt so etwas ein, die patriarchales Bewusstsein, denn die kamen sich jetzt besser vor als der Rest der Menschheit. E solo in questo momento è nato anche qualcosa come la consapevolezza patriarcale, perché hanno capito che noi siamo migliori di questi qua. Und dieses Muster hat sich dann auch in Europa durch Eroberung, Überlagerung ausgebreitet. E questo modello poi si è diffuso anche in Europa attraverso conquiste e sovrapposizioni. Die Muster von Zerstörung alter Agrarstädte, die es dort gab, und deren Zerstörung, die sind in der Archäologie weithin bekannt und auch zu sehen. Nell'archeologia si possono trovare queste strutture della distruzione di vecchie strutture agrarie. Soll ich noch etwas kurz sagen zur Entstehung von Patriarchat in Mesopotamien? Das ist anders. Sono le 19:56. Va bene. La mia domanda è questa. Volevo chiedere, in quei paesi, lei mi parlava delle steppe, quei paesi lì, quelle zone lì, vuol dire che c'era prima un'agricoltura fiorente come poteva essere l'Europa, poi che sono andati a conquistare in un secondo tempo, perché loro, come lei diceva, hanno avuto delle questioni climatiche al punto tale, oppure lì non si era sviluppata l'agricoltura a quel livello, ma semplicemente si era sviluppata altre forme che poteva essere la pastorizia o cose di questo genere. E quindi la natura diversa dal punto di vista economico ha prodotto di conseguenza diciamo delle direttive diverse, delle direzioni diverse. Ha parlato delle caratteristiche della natura, hanno portato. Scusate, non si capiva? Forse no, ma è troppo lunga. In l'agricoltura nelle steppe caucasi c'era un'agricoltura sviluppata oppure no? Auch in den kaukasischen Steppen früher eine entwickelte Landwirtschaft und fruchtbares Land war oder nicht? In den Steppen. In den Steppen? Ja. In den kaukasischen Steppen. Kannst du es nochmal wiederholen? Sie möchte wissen, ob es früher in den kaukasischen Steppen ein fruchtbares Ackerland gab oder nicht? Vor der Abstimmung. Wir haben ja eine Reihe von Gebirgskette in unserem Gebiet, also im Kaukasus, Kopetat und andere Gebirge. Ci sono una serie di montagne alte, di alta montagna in questa zona. Und von diesen Gebirgen kamen Flüsse herunter in die Steppe, am Nordrand der Gebirge. E sul lato nord di queste montagne scendevano dei fiumi nella steppa. Und an diesen Flüssen am Nordrand dieser Gebirge gab es alte Ackerbaukulturen im Neolithikum, das ist archäologisch erwiesen. Sulle rive di questi fiumi nel Neolitico c'erano delle culture, delle agricolture fiorenti. Questo si vede dai reperti archeologici.
Denn das Gebiet war damals sehr viel fruchtbarer, als es dann später war. Effettivamente quella zona è stata molto più fertile che dopo. Diese Kulturen waren nicht sehr groß, aber sie waren zahlreich und sie zeigen matriarchale Züge. Queste culture non erano molto grandi, ma erano numerose e hanno dei tratti matriarcali. Yeah. Allora, io direi che vuole ancora dire una cosa conclusa? Silenzio. Heide vuole fare ancora una dichiarazione conclusiva. In meinem Buch habe ich zwei entscheidende Säulen drin. Also ich habe zwei entscheidende, wie soll ich das sagen? Das Buch beruht auf zwei entscheidenden Säulen. Allora, il mio libro è basato su due pilastri fondamentali. Erstens ist die Situation von Frauen immer eingezogen, auch in der Partnerschaftsentwicklung. La situazione delle donne è sempre inclusa anche nello sviluppo patriarcale. Das heißt, auch in patriarchalen Gesellschaften ist die Situation von Frauen dargestellt worden. Anche nelle situazioni patriarcali, anche nei contesti patriarcali, la situazione delle donne è stata rappresentata. Das gibt es in der üblichen Literatur meistens nicht. Letteratura corrente, questo non esiste normalmente. Giusto. Der andere Punkt ist, ich habe grundsätzlich die Situation der Umwelt einbezogen. L'altro punto è che io ho sempre considerato la situazione dell'ambiente. Denn Gesellschaften hängen ab von der Umwelt, in der sie leben. Und den Veränderungen in ihrer Umwelt. E perché le società dipendono dall'ambiente nel quale vivono e dai cambiamenti di questo ambiente. Das ist ziemlich entscheidend. Und es gibt es auch nicht in der üblichen Literatur. Questa è una cosa decisiva che non si trova nella letteratura corrente. Gut, das wollte ich noch sagen. Ecco, è quello che volevo dire. Discuto con le persone che hanno alzato la mano, ma oltre un certo punto non si può andare. Il libro, come abbiamo detto, sul patriarcato, metà del libro è qua. Stavo sempre più devoto, ma non può. Poi c'era anche il discorso a Milano, in giro per l'Italia, Luisa Di Cinelli fa le officine matriarcali. Quindi potete anche andare o le officine matriarcali, per cui potete partecipare a questi incontri dove allora lì sì sono giornate di studio. Questo era un solo assaggio. Voi leggete il libro, se vi affascina, andate alle officine matriarcali o andate in Germania da Heide all'Accademia Age, o come lei fa. Dunque anche in inglese, il sito di Agra è in inglese, italiano e tedesco, e anche spagnolo, quindi a tutte le sette. Arrivederci, vi aspettiamo sabato prossimo. Vielen Dank nochmal, Heide.